Bella a tutti dal danno, ragazzi, e moto a cazzi, ben ritrovati su Dark Souls 3, no 1, 3. Via, 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 corri, 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 corri. Ciao Yorm, buon sabato, buon fine settimana anche a te. Buon fine settimana anche a te. La serie in questi giorni ti sei riposato molto, vedo. Hai avuto modo di pensare alle tue malefatte, eh? Quanto mi hai sfonnato. Oh, oh, oddio, mi devo piano una spada più grossa. Questa non va bene. Ok, raga, ho deciso, non lo devo puntare, dai. Lo devo puntare. Il ginocchietto proprio. Vai, vai, vai. Bene, bene, giusto, ci sta. Yorm, devi stare calmo, molto calmo. Come dice la canzone, devi stare molto calmo. Molto, molto calmo. Questa mossa mi mette un'ansia addosso quando la fa. Quando vedi che carica il colpo e ti sta a perdere la briscola suprema, no? Bene, bene, bene. Benissimo. Yorm, se t'ammasso quante pippe mi tiro. La danza della vittoria non te la leva nessuno. È una vita che non la faccio. Vai, vai, dai, famoce. Famoce. Il problema arriva quando lo stronzo pia fuoco. Là diventa un problema. E non è che ci manca molto, eh. Mi pare che a metà vita più o meno. Ah, mori. Oh, brutto questo. Non botta il piede, non te la leva nessuno. Non te la leva nessuno. Stupido. Ma uno non è che può incontrare un gigante buono ogni tanto? Vai che è buona, vai che è buona. Non è buona. Asci tua. Dai Yorm, per serio, su. Fatta ammazzare, dai. Dio Cristo, perché schivo 6 ore prima? Oddio, il carcetto. È riuscita a dargli il carcetto, raga. È riuscita a dargli il carcetto a Yorm il gigante. Io non ho parole, Germano. Qua hai bisogno di un'urgente cura. Una curetta psichiatrica. Guardaci tua schiatta. Sì. Occhio, 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 occhio. Tu sia maledetto. E che sia maledetto pure chi ha creato sto gioco. E io che ci gioco. E le merde che me l'hanno consigliato. Stamina, stamina. Cellule staminali. Cellule staminali per Germano. Ah, oddio. Oddio. Mamma mia, meno male che ho trovato sto scudo a torre, guarda. Ma meno male. E sotto la chunk, oh. Ci sto quasi a più a gusto, Yorm. Yorm, scherzavo. Scherzavo. Scherzavo, madonna del Dio. Come pi subito d'aceto. Vai copi, vai copi. Bravo Germi. Bravo Germi, quanto sta in pompa magna oggi. Quanto sta in pompa magna Germi oggi. Mamma mia. Guardami quanto sta in pompa magna, mortacci tua. Guardami. Madonna del Dio, guardami. In pompa magna Germi. Dai, dai, ormai sto a capire. Ormai sto a capire l'imbranato qui davanti a me. L'imbranato qui davanti ai miei occhi comincia a non avere più segreti. La sua cattivanza, la sua infamità comincia a vacillare. Yorm, vieni qua, Yorm. Vieni qua, Yorm, fianco di ferro. In realtà è Bjorn, però. Che cazzo di mossa è questo? È impazzito. Che fai? Aggiungi mosse al repertorio? No, 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 non va bene sta cosa. Oh, non mi ha preso. Oh, oh. Ah, mo te schivo pure quella, sì. Ma sto diventando proprio bravo, allora. Pure te non scherzi, sei bravo. Sei bravo. Yorm, devo ammettere che sei bravo. Ma te fanno male le braccia dopo un po'? Yorm? Sì, buono. A pozza ogni tanto. Sì, ma a questo punto mi viene il dubbio che l'altra volta si era tipo buggato o qualcosa del genere, perché la mossa che devi schivare lateralmente l'altra volta non la faceva fa. La faceva fa 7-8 volte. La Rosica che ha perso il suo sex appeal, guardalo. Ha ritrovato. Ha ritrovato il suo sex appeal. Amore, perde.
Mo lo riperde, mo lo sento che mo lo riperde. Guarda come lo perde. Guarda come lo perde il sex appeal. Guarda come perde il sex appeal. Sex appeal. Oddio. Vieni Yorm, vieni. Concludiamo la pratica. Yorm non vali più un cazzo. Non conti più niente. È come il Libano alla fine della prima stagione del romanzo. Non conti più un cazzo. Vicino, vicino, vicino. Vai, una, due. Bella, bella. Dietro, dietro. Giusto così. Madonna, una catena infinita. Pure le botte che te levano 60 per farlo. Quelle inutili proprio, così. Oddio, sarà piovuto una cifra, guardalo. Cadrai, Yorm. Come sono caduti tutti. Te l'ho anche detto. Fosse l'ultima cosa che ho fatto. Ma io che te rompevo, Yorm? Che te rompevo, Yorm? Che te dovevo rompere? Vediamo se te lo ricordi. Vediamo se te lo ricordi. Te lo ricordo io che te dovevo rompere, Yorm. Per bucia del culo, Yorm. Per bucia del culo, Yorm. Sto gran bucia del culo, sì. Brucio te culo. L'indomabile, l'inscindibile, l'ineguagliabile, l'insormontabile, l'impossibile Germano Mosconi. Solo una tempesta può abbattere Gran Bosco. Che cazzo vuol dire? Ma che prestazione da sfoderato Germanino Mosconi. Che prestazione eccellente. La prestazione eccellente, quella che non ti aspetti. Posso fare due livelli, raga? Due livelli? Ma tu sei serio? Dai, questa spada è infame. Sai che zaccagnatelle non l'ho vista? Tuc, 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 tuc. Però intanto fa il suo porco dovere. Fatto salvo che qui non ci sia qualcosa da fa, e vi invito a scrivermelo per messaggio, nei commenti, insomma. Io vorrei dare un'occhiata da ste parti. Che ne so, che succede? Questi che fanno? Sono pericolosi? Te sfonnano? Che? Dai, mi prepara la cappotta, tanto mo succede qualcosa di brutto. Porco Dena! Che schifo, Dio santo. Piace? Dai, dai, piace, vai. Dai, dai. Piace a sfidare danno? Vai. Mori, madonna del Dio, mori. Mori. Oh, i denti dei fuori. Mori. Poi guarda quanto cazzo sale veloce, cioè, è clamoroso. Cioè, ti avveleni instant. Mamma mia, senti sto coso che respira qua dentro. E spero che lo senti, veramente. Me lo auguro con tutto il cuore che lo senti. No, ma ti ho detto che sei sicuro. Fate, fate. Danno, perché registri così poco? Se brisco la mortacci tua. Bene, c'è stato. Però mo mori. È rotto abbastanza i coglioni, no? Una certa. Pergamena di Logan. E chi cazzo è Logan? L'avevi fatto una pergamena, cioè. Deve essere uno quei controcazzi. Ma dove sto andando? Esattamente, che... Vorrei capirlo. Sono tornato. Boni, raga, forse aprimo un passaggio. Mamma mia, moglie, faccio un caricone frontale. Lo spacco. Lo spacco proprio. Ah, sono in due, vedi? Bravi! Chiavi del carceriere. Torno giù e affronto il mio fottuto destino. Come farebbe un vero guerriero. Come farebbe Germano Mosconi, che oggi sta un po' in pamagna. Germi, non ci so alternative, non ci so altre strade. Te tocca. Ah sì, te tocca. Stacce. Sembra qualcosa di veramente... forte.
qualcosa da non disturbare, diciamo. Ha una mano al posto della testa, ragazzi. Senti, io so Germano Mosconi e bestemmio tutte le divinità del mondo, quindi mo te rompo il culo. Te rompo il culo! Una culata mi ha dato! Tacci sua. Lealmente, lealmente. Botto leale. Dai, sono botto leale. Guardalo, oddio, sembra il cane mio quando mi salta sul letto. Sei una cifra inquietante. Guardalo, Gemon. È Gemon sul letto questo, raga. Bim. Diecece. E oddio che ruzzoli. Dai, dai. Diece la sfida Germano, dai, dai. L'uccisore di giganti, diece. Una culata all'indietro, mo. Tentata una culatina all'indietro. Ma mo mori però. Ma scemo io che volevo trovare qualcosa di interessante uccidendo sto coso. Dai, famoce, vieni, vieni. Son. Ceccio. La danza del ceccio. Mo ma devo inventare la danza del ceccio. La danza del ceccio? La vuoi dare la danza del ceccio? La faccio. È una danza molto semplice, però c'ha il suo perché. Ira degli dei. Ma che è sta roba? Madonna di Dio, che è sta roba? Mori. Vai. 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 Senza pietà. Cos'è, una tana? Ma ci passi? Ci passi. Io vorrei entrare, posso? Posso? Non posso. Mi devo avvelenare. E mi devo avvelenare per forza. Sono costretto. Pure se non volevo. Piano piano. Piano piano, Germi. Non te panica. Tanto finché non gli emeni a questi, non te dicono un cazzo. Vedi? E vabbè, sì, vabbè. Guarda che cecio che t'ha organizzato lo sviluppatore qui, eh. Oh, ho capito, ma non vedo un cazzo però. Su, dai, ma fatti i seri. Mamma mia, incollata ai muri devi combattere. Che cazzo di visuale. Mannaggia, oh, mannaggia. Mannaggia, fanno le stanze del metro e poi devi far matto. Vabbè, raga. Schivite pia. Schivite pia, uguale. Tendete pia per forza. Ciao. Ciao, io sono amico, eh. Io amico tuo. Devo venire in pace. Vedi? Vedi come vengo in pace, mortacci tua. Ce ne prova, Germano! Stavolta cade addirittura come un sacco di patate. Oh! Madonna, che bestia, Germano! Che bestia! Bravo, bravo, Germano, quanto sei forte! Mortacci tua, Germano! Perché è chiusa? Perché? No, però può essere che è un passaggio. Io non devo cercare una chiave qui intorno. Dai, ci deve stare una chiave qui intorno. Andiamo a cercare. A costo da ammazzare tutti qui. De rimanerci, non mi interessa. Oh, ma che siete, mione? Chi cazzo siete? Io sono sicuro che nel complesso il boss finale è più scarso di quel mob. Oh, cioè, guardalo, ma perché dovrebbe aver senso uno messo dietro un angoletto così che guarda il muro? Cioè, è palesemente un'infamata. Cioè, è proprio tipo, non sapevo che trappola mettete qua. Ho messo uno dietro l'angolo che fissa nulla. Va bene. Ok. Ok. Va bene. Come cazzo si pia quel coso? Spiegamelo. Cioè, tu che sai tutto, tu che te fai le pippe su sto gioco, tu, a te mi rivolgo, come si prende quel coso? Spiegamelo. Cioè, siccome l'ho girata in lungo e in largo sta prigione di merda e non so più dove andare, l'unica cosa che mi viene in mente di fare è beccarmi questo tranello qui davanti, che l'altra volta l'ho evitato per miracolo. Allora, qui abbiamo appurato che se io cammino mi casca qualcosa da sopra, sicuro. Lo sappiamo già, no? Noi ne siamo certi di questo. Già lo sappiamo. E dovrei mettere qualcosa anti-maledizione. Che ne pensi? Bello. Bravo, Germano. Dai, che ci vengano pure a dire la loro. Allora deve succedere quando attacco il Mimic, sicuro. Ebbene. Mi sembra di no.
Ma è un mimic diverso questo, sbaglio? Oddio, è un mimic diverso, ragazzi. Che cazzo fa? Oddio. Come se mangia pure. Oh, vabbè, però ci sta, eh. Ci sta perché è diverso mo da quell'altro. È figo, mi piace. Una nuova sfida, bello. Questa la potremmo aprire tranquillamente. Vediamo un po'. Chiave della... Madò, scontati. Guardali, guardali. Oddio santo. Rotolare via. Questa è la nostra unica speranza di salvezza. Ecco, perfetto. Madonna nel culo. Ok, mo con sta chiave che ho preso, io voglio sperare che si apra quella cella là. Oh, bravo. Ti prego, aprete. Sì, sì, sì. Era quella, era quella. Non ci posso credere. Madonna Anacleto. Te voglio bene, Anacleto. Te voglio bene. Anello d'oro del serpente. Più probabilità che nemici caduti lasciano bottino. E te devi pià, te devi pià per forza. Non è che c'è la possibilità di replicare. Te devi pià. Beh, basta. Ma danno, esagere. Te devi pià. Intossicazione che dura mezzo secondo. Cioè, te pià. Te pià un tumore praticamente. Cioè, metti il piede nell'acqua. A barra e si riempie subito. Tanta amico, tu è morto, pezzo di merda. E va bene, ora. Guarda. Oddio. Guarda che mossa. Oddio, 6 ore! 6 ore lì a mozzica, oddio, se l'ha inventata mo... Cioè, non ce l'ha più... Dice, non ce l'ha, raga. Cioè, mi ha rotto il culo, no? Dice, mi devo inventare una mossa nuova da paglie che non ha mai fatto. E si è inventata questa che te magna mezz'ora, è giusto, è giusto. Vabbè, raga, sentite, io è un bel po' che sto a giocare, ma sta scoppia la testa, non so più dove devo andare. Se c'è sta altro da vedere in questa prigione del merda, ditemelo. E la prossima volta penso che tornerò a Irithyll proprio, qua. Perché suppongo che ci sia altro che mi sono perso, ci deve stare qualcosa che non ho visto, suppongo. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un commento o un mi piace, magari tutte e due, che non fa mai male. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, condividete il video se vi va e noi ci rivediamo, come sempre, alla prossima smadonnata. Bella! Passo successivo, passo dal corsivo ad ammassare casse di esplosivo sotto il prossimo obiettivo. 4 mosse avanti faccio scacco ma torre, masse di pedoni contro cavalli, torri e lacche. Tutto ciò che avviene conviene, imparatelo bene. Se la gente crepa qualcosa qualcuno ottiene. Costagliamo danni apocalittica, scala mercalli. Sulle mani, calli, sulle mani ad intervalli. Siamo il flagello di noi stessi, viviamo oppressi.